Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a caccia di dividendi. Ovviamente l'inflazione è uno di quei fattori che sta veramente tenendo i mercati con il fiato sospeso. Nelle settimane scorse ci sono stati cali abbastanza violenti, l'inflazione ha portato le banche centrali ad alzare i tassi di interesse. Ultimamente i mercati sembrano essersi un pochino acquietati, ma ulteriori cali sono sempre dietro l'angolo. Ma i dividendi possono essere la soluzione per poter battere l'inflazione? Perché lo sappiamo, le obbligazioni potrebbero non bastare. Non possiamo neanche riempirci e imbottirci di obbligazioni legate all'inflazione, come ad esempio il BTP Italia, ma magari i dividendi potrebbero essere veramente la soluzione, e lo andiamo a vedere in questo video, perché sul sito dividendgrowthinvestor.com, tra l'altro vi consiglio di iscriversi alla loro mailing list, è gratuita, ho trovato questa interessante tabella che è nata da un criterio di selezione di titoli con una crescita di dividendi con una storia molto ampia, almeno 25 anni, ma soprattutto con una crescita dei dividendi di almeno il 6% nell'ultimo periodo. E tra queste azioni abbiamo nomi molto importanti come Aflac, come Air Products, come Canadian National Railway, come Enbridge, come General Dynamics, ancora Lowe's Company, Medtronic, NextEra, PepsiCo, ancora Target e T. Rowe Price, ma ancora tante altre. Le potete vedere in questa semplice tabella. Ma cosa vuol dire quindi questa tabella? Come ho detto prima, sono tutte Dividend Aristocrats o Dividend Kings che hanno aumentato il dividendo per almeno 25 anni consecutivi, ma che negli ultimi 10 anni hanno avuto una crescita media del dividendo di almeno il 6%, quindi una crescita che ha potuto battere l'inflazione degli ultimi 10 anni. Ma andiamo a vedere più nello specifico alcuni numeri che ci possono far capire meglio la potenza di queste azioni. Azioni che potrebbero benissimo fare al caso mio, ovvero a un portafoglio dedicato alla generazione di un reddito crescente nel tempo, perché il mio obiettivo è quello di arrivare al pensionamento anticipato, ne ho parlato nel mio romanzo finanziario, pensionamento anticipato ai 50 anni. Adesso sono alla soglia dei 43 anni, anzi alla soglia dei 44 anni, perciò mancano 6 anni all'obiettivo, vediamo se ci riuscirò. Andiamo però a vedere appunto questi numeri che vi faranno sicuramente sbalordire. Mi raccomando, poi sostenete il canale YouTube con un like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, non vi perderete le prossime uscite, i prossimi video, schiacciando anche sulla campanellina. Parlavamo di alcune azioni, ne guardiamo tre nello specifico, tre delle più note, tra quelle che abbiamo visto nella tabella precedente. Partiamo da PepsiCo. PepsiCo, pensate che innanzitutto, dividendi esclusi, dal 1982 ad oggi, ovvero in 40 anni, è cresciuta del 7.872%, più tutti i dividendi che ha incassato nel corso degli anni, qualcosa di veramente eccezionale. L'ultimo dividendo trimestrale distribuito da Pepsi è stato di $1.15, ricordate bene, $1.15, ma pensate che 20 anni fa, nel 2001, 21 anni fa, il dividendo era di 14 centesimi di dollaro. Vuol dire che in 20 anni il dividendo è aumentato di 8 volte tanto, abbondanti tra l'altro. Ma andiamo oltre, perché questo qui è sicuramente un dato eccezionale, un dato che batte e straccia la crescita dell'inflazione, ma andiamo a vedere altre azioni che hanno fatto addirittura meglio. Un'altra azione è T. Rowe Price. Per chi mi segue sa che l'ho inserita in portafoglio e sto continuando a incrementarlo sulle debolezze. È scesa parecchio
perché aveva superato un massimo di $200 nell'arco delle ultime 52 settimane, ebbene sulle debolezze ho deciso di entrare per la prima volta su The Raw Price e sto mano a mano incrementando. Chiaramente non si tratta di consigli per gli acquisti, ma di una constatazione anche storica di quello che è successo. The Raw Price, pensate che dal 1986 ad oggi, ovvero in 36 anni, ha guadagnato il 13.153%, qualcosa di veramente eccezionale. Dividendi esclusi, tra l'altro, con un dividend yield che si aggira attualmente attorno al 4%, ma possiamo vedere come l'ultimo dividendo trimestrale sia stato di $1,20, quindi $1,20, ricordatelo, ma 21 anni fa il dividendo era di 6,5 centesimi, quindi vuol dire che in 21 anni il dividendo si è moltiplicato per 20 volte. Abbiamo visto prima PepsiCo che ha moltiplicato il dividendo per 8 nello stesso arco temporale, ebbene qui con The Raw Price siamo davanti a una moltiplicazione di 20 volte tanto, e diciamo che in 20 anni l'inflazione non è aumentata di 20 volte, per fortuna, mi viene da dire. Qualcosa di veramente eccezionale. Anche in questo caso non si tratta di consigli per gli acquisti, ma una constatazione di quello che è stato in passato, anche se non abbiamo certezze per il futuro. Ancora, andiamo a vedere una terza azione e poi faremo una considerazione su una quarta azione che non è compresa in questa tabella. Lowe's, anche questa una crescita eccezionale. Pensate che dal 1982 ad oggi, 40 anni di borsa, una crescita del 65.000%, più tutti i dividendi incassati. Dividend un pochino più basso rispetto a The Raw Price, che è al 4%, più basso rispetto a Pepsi, che è al 2,65, qui siamo al 2,21 ai dati odierni. Lowe's, l'ultimo dividendo staccato è stato di $1,05. Pensate che era di 80 centesimi soltanto il trimestre precedente, e già questa è una crescita molto elevata. Ma andando indietro di soli 11 anni, possiamo vedere come il dividendo era di 11 centesimi per trimestre. Quindi adesso 1,05, 10 anni fa 11 centesimi, ovvero in 11 anni il dividendo è cresciuto di 10 volte tanto. Qualcosa di veramente, veramente eccezionale, secondo il mio modesto parere. Poi magari voi me lo direte nei commenti. Ma andiamo a vedere anche un'altra azione. Stiamo parlando di Microsoft. Qualcuno di voi potrebbe essere sorpreso da questa scelta. Con un dividend yield dello 0,92%, sicuramente Microsoft non è una di quelle azioni che si compra per il dividendo. Ma vi voglio far vedere anche qualcosa. Il dividendo trimestrale, l'ultimo distribuito, è di 62 centesimi. Anche Microsoft ha avuto degli aumenti importanti del dividendo. Ad esempio, possiamo vedere come nel 2006 il dividendo era di 9 centesimi, 62 centesimi contro 9 centesimi. Anche in questo caso siamo davanti a una crescita veramente importante, 7 volte circa di aumento nel giro di 16 anni. E secondo me Microsoft ha tutte le carte in regola per entrare nella lista eccezionale delle Dividend Aristocrats, magari fra qualche anno, perché possiamo dire che, se non sbaglio, dal 2009 circa, 2010 in avanti, Microsoft ha sempre aumentato il dividendo. E bisogna aspettare 25 anni, magari nel 2035 anche Microsoft entrerà in questa categoria eccezionale di azioni. Direi che per oggi abbiamo finito. Abbiamo visto quindi come tantissime Dividend Aristocrats, come tantissime azioni di dividendo, possono probabilmente dare una mano per combattere l'inflazione, anzi, veramente per abbatterla con dividendi in aumento che fanno semplicemente rabbrividire rispetto al misero aumento dell'inflazione. Direi che per oggi abbiamo finito. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao.